Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Parola del Signore. Gloria a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito Gesù dire nel Vangelo: io vi mando. Poche volte Gesù usa dire io, e quando lo dice è per sottolineare una cosa molto importante e molto vera. Ad esempio: io sono il buon pastore, io sono la luce del mondo, io sono la vite e voi i tralci, io sono la via, la verità e la vita. Allora, io vi mando, dice l'importanza e la verità che Lui, che è il missionario di Dio, il mandato dal Padre Celeste a noi, è e vuole essere il mandante di noi, il mandante per noi. E noi quindi dobbiamo essere Suoi mandati, cioè Suoi missionari, mandati da Lui in missione. Non dobbiamo allora pensare che i missionari siano solo quei sacerdoti o religiosi o religiose, laici, impegnati che partono dal loro paese per andare nei paesi di missione a convertire, a battezzare i pagani, a evangelizzare i popoli non cristiani. È giusto chiamare così queste persone missionari, ma missionari, cioè mandati da Cristo, siamo tutti noi, proprio in quanto semplicemente cristiani. Ognuno di noi si deve considerare un missionario in senso spirituale, pur restando nel suo paese, nel suo posto di famiglia, di lavoro, di società. Allora quel vi mando ci riguarda, ci coinvolge, ci chiama. Gesù ci manda, Gesù ci vuole Suoi missionari. In pratica per noi cosa vuol dire? Vuol dire che si vuole impegnati, ci vuole attivi nelle pratiche della vita di fede, di preghiera, come pure nelle pratiche della vita di bontà, di carità e di opere buone. Molti sono cristiani, ma cristiani pigri, svogliati, disimpegnati, sedentari e poltronari adesso, dopo il virus, con la scusa del virus, con i lockdown, sono diventati paurosi e virtuali, casalinghi e paralitici. Gesù ci chiama invece a uscire da questa situazione con coraggio e con fede, con impegno di un cristianesimo operativo in tutti i campi, soprattutto quello religioso, quello sacramentale e quello caritativo. Ci sono di grande esempio in questo Elia, che è grande e forte nel suo zelo religioso, anche a costo delle persecuzioni, come pure Paolo, nella seconda lettura, per il suo grande spirito di sacrificio. Un secondo pensiero: è bene però che sappiamo cosa ci aspetta. Gesù ci dice che come religiosi, morali, cristiani, non dobbiamo pensare di avere la vita facile, cioè senza contrasti, senza opposizioni. Gesù ci dice chiaramente che ci troveremo in situazioni con persone che ci perseguiteranno, fino ad arrivare anche a tradimenti, a torture, a odio mortale. Gesù ci preannuncia che subiremo delle ostilità, delle conflittualità e delle aggressività.
essendo lui stesso un segno di contraddizione, cioè di divisione, di contrapposizione. E per farci capire e ricordare questa cosa, usa l'immagine del lupo e della pecora. Vi mando come pecore in mezzo a lupi. Il lupo è il simbolo della violenza, dell'inganno, dell'odio, dell'uccisione. Il lupo, quando è in branco o anche quando è solitario, aggredisce, uccide e distrugge le pecore. La pecora è il simbolo della mitezza, della bontà, dell'amore, della sincerità. Non sa difendersi e proteggerci se non quando sta vicino al buon pastore e nell'ovile delle pecore. Ecco perché Gesù arriva a dire: guardatevi, guardatevi dagli uomini, cioè state in guardia, difendetevi dagli uomini cattivi in generale, ma soprattutto dagli uomini che sono ideologizzati dalla loro politica o dalla loro religione, gli uomini che hanno potere, giudici, capi, governatori, perché sono quelli che comandano i lupi, che rendono operativi i lupi, che agiscono loro da lupi, con accuse, con condanne, con terrorismo, con torture, con soprusi, con uccisioni di cristiani, pecore di Cristo, e questo succede anche oggi in tanti posti del mondo. In tutta questa persecuzione noi dobbiamo vedere lo stesso destino di Gesù, che è l'agnello di Dio, quindi assalito e ucciso. Dobbiamo considerare normale la via della croce da percorrere. E allora in queste persecuzioni noi siamo associati e uniti a Gesù, il primo e vero perseguitato, ostacolato e torturato fino alla morte. Così dobbiamo essere noi, sia fisicamente sia moralmente. E Gesù ci dice anche due cose importanti che mettono una certa positività nelle persecuzioni. Ci spiega per quale finalità noi subiamo le persecuzioni e ci sono le persecuzioni. Anzitutto, dice Gesù, ci servono per dare testimonianza a Lui, cioè sopportando, vivendo le persecuzioni, noi testimoniamo che Gesù è veramente Dio e che la sua religione, la sua morale è divina. Il cristianesimo è l'unica religione, l'unica morale che è combattuta, che è perseguitata, perché dice fondamentalmente che il suo fondatore Gesù è Dio stesso e non un uomo come i fondatori di altre religioni, perché dice di essere la religione, la morale divina, celeste e quindi vera, e non una religiosità, una moralità umana, terrestre, con delle falsità e degli errori, come le altre, che naturalmente non accettano questo e combattono Cristo e combattono i cristiani. Le persecuzioni sono contro, in pratica, gli insegnamenti cristiani, le leggi di Dio, della natura, ciò che Gesù ha insegnato circa la giustizia, la morale, la verità. Sono contro la legge di Dio, contro i diritti di Dio, e quindi noi sappiamo che sono in contrasto queste nostre leggi, queste nostre verità evangeliche, in contrasto con le leggi umane, che tante volte sono ingiuste, immorali, incivili. Così questo riguarda le altre religioni, come anche certe ideologie politiche. Oggi sta crescendo una ideologia politica atea, massonica, che vuole arrivare a una vera e propria persecuzione verso chi è credente, verso chi è cristiano. Dobbiamo essere consapevoli di questo. Vogliono addirittura impedire e sopprimere la libertà di opinione e di coscienza. E cominciano magari col dire che noi siamo fobici. Fobici vuol dire che ci disprezzano come dei paurosi. Dicono che siamo omofobi, dicono che siamo islamofobi, che siamo abortofobi, divorziofobi, eccetera, eccetera. E poi dicono che noi, per queste nostre fobie, abbiamo odio, abbiamo antipatia, abbiamo avversione per queste persone. Non solo, dicono che addirittura noi discriminiamo e perseguitiamo queste persone. E quindi queste persone fanno apparire come fossero delle vittime. Ecco che allora cosa pensano queste persone? Allora devono fare delle leggi. Delle leggi che naturalmente sanzionano, penalizzano e anche incarcerano quelli che la pensano diversamente.
anche quelli che solo dicono che sono contrari all'omosessualità o all'Islam o all'aborto o al divorzio, a questi falsi e incivili diritti che per noi invece sono immorali e sono peccati, per cui un prete non potrebbe neanche predicare i comandamenti a questo punto perché lo metterebbero in carcere o lo sanzionerebbero con delle multe. Ecco, siamo arrivati e arriveremo a queste leggi di questo governo che ci comanda oggi e che sono veramente persecutorie della libertà religiosa ma anche della verità religiosa, che noi non potremo neanche più pensare o predicare o dire anche soltanto. Quindi c'è davvero una persecuzione legalizzata e politica che sta avanzando e che sta arrivando, quindi dobbiamo stare attenti anche a questo. Allora, essere perseguitati per noi in particolare per un insegnamento del Vangelo ci permette di dare testimonianza a questo insegnamento, a tutto il Vangelo, a tutta la legge di Dio, e quindi noi diamo testimonianza a Dio stesso e a Gesù stesso. Oltre alla possibilità di dare testimonianza di Gesù Cristo nelle persecuzioni, possiamo anche sperimentare la presenza, la potenza, la sapienza dello Spirito Santo, che è come un avvocato di difesa, dice Gesù, che ci dà forza, ci dà coraggio d'animo, ci dà sapienza e abilità nella difesa, ci dà quindi serenità e tranquillità di spirito, persino nel martirio, cose umanamente difficili, nelle persecuzioni, ma possibili davvero con la grazia, la luce dello Spirito Santo. Forse noi qui, almeno per adesso, non arriveremo a subire una persecuzione fisica, diretta, personale, ma dobbiamo essere sempre pronti, guardinghi, guardatevi dagli uomini, dice Gesù, guardinghi, perché è sempre in crescita una persecuzione anche violenta e omicida, pensiamo al terrorismo, e è anche in atto una più sottile persecuzione morale, sociale, culturale, indiretta, legalizzata. E quindi è importante fortificare la nostra testimonianza di Cristo, la nostra unione allo Spirito Santo, qualora dovesse crescere questa persecuzione a livelli più ampi e più pericolosi. Ma c'è anche un'altra frase di Gesù che merita la nostra riflessione: siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Qualche volta anch'io ho dovuto ricordare queste parole di Gesù a persone che erano veramente ingenue, semplicione, sprovvedute, istintive, troppo colombe e per niente serpenti. Oppure ho dovuto sentire di persone presuntuose, gradasse, altezzose, sbruffone, troppo serpenti e per niente colombe. In entrambi i casi queste persone erano finite male ed erano malconce, molto disastrate e molto disastrose per gli altri. Cosa vuol dire essere prudenti come serpenti? La virtù della prudenza è fatta di coscienziosità, di responsabilità, di accortezza, di avvedutezza e di precauzione. La persona prudente è pacata, è ragionevole, è equilibrata, è saggia. Nel mondo ebraico il serpente non era un simbolo solamente negativo legato al peccato originale, ma era anche un simbolo positivo, come il serpente di bronzo di Mosè, capace di salvare la vita. Infatti anche la prudenza, ad esempio, la prudenza sulle strade, con le macchine, è un salvavita. La prudenza nelle relazioni affettive e di amore o di lavoro è un salvavita, e non è mai troppa la prudenza. Siamo in un tempo che si accetta e si assolve troppo facilmente la trasgressione, la disattenzione, la superficialità, l'approssimazione, la irresponsabilità. Spesso siamo anche noi indifferenti, disattenti, sbadati, siamo ingenui, siamo sventati, imprudenti e spericolati. Abbiamo bisogno di tanta prudenza serpentina che ci faccia attenti e vigili, scrupolosi e avveduti, perspicaci e scaltri, lucidi e realisti, acuti nel valutare, nel vedere i pericoli, sia spirituali che morali che fisici, e pronti e astuti nell'evitarli e nel difenderci. Siate prudenti come serpenti anche verso persone negative o avvenimenti distruttivi.
Siate semplici come le colombe. Ecco, la virtù della semplicità ci rende persone sincere, trasparenti, schiette, spontanee, disinvolte. Persone semplici hanno un comportamento normale, naturale, ordinario. La semplicità rende le persone incantevoli e sorridenti, affascinanti e attraenti, tranquille, corrette. La semplicità semplifica appunto le cose complicate e astruse. La persona semplice come colomba ha un chiaro e alto senso della sua dignità e della sua autostima ed è positiva, è gentile, è attenta, è premurosa con tutti, pensa bene e ha fiducia del prossimo, sa vedere e riconoscere possibilità e limiti, pregi e difetti, sa valutare qualità e virtù come mancanze ed errori, sia suoi personali come quelle degli altri. La semplicità dona una pace e una sicurezza invidiabili di cui oggi tutti abbiamo molto bisogno. Siate semplici come colombe.